poi si va a votare prima ovviamente una proposta di emendamento e poi a seguire un caso complesso che il consultivo non si può presentare. Prego, signor Presidente. Signor Presidente, signori consiglieri, signor Presidente, signori consiglieri, abbiamo sentito di tutto e di più. Come mio dovere democratico sono rimasto impassibile, vorrei rilevare sommessamente che sono presenti 8 assessori della giunta comunale in questi lavori, è venuto persino l'assessore Zaffina che c'è ancora il busto. Busto, dice Bruno, per l'incidente che ha avuto, però il fatto di essere stato presente al Consiglio significa che anche questo Consiglio fa parte della sua progressiva guarigione e di qui a qualche giorno si toglierà il busto e sarà nel pieno di tutti i suoi poteri, ha sempre avuto i suoi limiti, nemmeno quando era in ospedale, di tutte le sue funzioni. No, perché dice la giunta, sono assenti solo 2 assessori che sono in questo momento in vacanza perché c'è un membro di turno, il comune non resterà mai senza sindaco, vice sindaco e giunta, il comune di Lamezia non più, nemmeno un giorno di Lamezia. Tutta la gente ha chiuso per altri motivi, non mi fare, non mi portare su questo piano, ha chiuso per altri motivi, così c'è stato il shock, ma non stiamo discutendo, quella è la fisiologia democratica. Noi non crediamo, come nei sali regimi, crediamo che anche l'alternanza faccia parte della democrazia. Sono assenti 2 consiglieri comunali del centro-sinistra che hanno avuto un grave lutto familiare, il consigliere Tomaino e il consigliere Palazzo, ai quali rivolgiamo le nostre, non solo quella amministrazione, ma tutto il consiglio, le più sentite condoglianze per i lutti che hanno avuto in famiglia. Sulle varie cose, io vorrei essere molto semplice e molto chiaro, perché la relazione l'ha fatta l'assessore Palmieri, Iannazzo può dare chiarimenti, i revisori dei conti hanno fatto il loro discorso che io rispetto, ho già fatto il mio apprezzamento prima. Io faccio, signor Presidente e signor Segretario, mi rivolgo a voi perché per realizzare c'è, un'amichevole ma sincera sfida al consigliere. Sei? Nell'ambito dei prossimi 6 mesi vorrei che lui portasse questo decreto Pisano del quale tante volte ha parlato. Il decreto Pisano non esiste, che ha consentito al comune di Lamezia di non ottemperare. Se lui lo porta io chiederò a lui con piacere scusa, ma chiederò scusa pubblicamente, però deve portare. Lo porterò. Esiste un'altra cosa che vi dice di fare. Esiste un'iniziativa, chieda il consiglio Mazzei anche a un ordine. Esiste un'iniziativa che il consiglio, che il sindaco di Lamezia ha fatto dopo il mondo del ministro Pisano nel 2005 e io ancora a distanza di anni ringrazio il ministro Pisano. E quando il ministro Pisano seppe che i commissari da lui nominati non avevano rispettato il patto di stabilità, mi disse 2 cose. Come vedete, io vorrei che anche adesso arrivassero i miei ringraziamenti di tutto il Consiglio Comunale a Pisano. Mi disse 2 cose, sindaco. La prima cosa è che la devo affidare a un prefetto che ha un nome e un cognome molto leopardiani, ma è molto bravo. Questo prefetto si chiama Malinconico di cognome
è sabato, quindi non è nemmeno un problema. È sabato di notte. Però non si fermi qua, è molto bravo. La seconda cosa, lei deve fare una riunione subito con i parlamentari, perché abbiamo bisogno di un provvedimento della Commissione Bilancio. Noi facemmo la riunione dei parlamentari calabresi, scrivemmo al Presidente della Commissione Bilancio, la Commissione Bilancio fece una interpretazione della finanziaria che escludeva tutti i comuni, quindi non solo il comune della Mezza, tutti i comuni che erano stati commissariati nel 2004-2005 da parte di non esclude dai meriti il ministro Pisani, precisa che si trattò allora di un'iniziativa del Parlamento e della Commissione Bilancio con valore di legge, altrimenti non ne saremmo usciti. Vorrei dire al consigliere Manzani anche qui che, al di là delle interpretazioni sulle quali non entro, c'è l'amministrazione provinciale e tante amministrazioni di centrodestra, oltre che le organizzazioni degli imprenditori, che guardano a questa società con grande interesse e con grande partecipazione. Anche che una società controllata dal PD, come ho detto. Tutte le principali cose sono promosse insieme dalla Mezza Sviluppo e dall'amministrazione provinciale. Perché il Comune della Mezza si dovrebbe, visto che la Mezza tira fuori da questa cosa? Per entrare un attimo nel merito invece dei problemi posti, primo punto, l'assessore Cigione ha avuto una delega da parte del sindaco che gli riconosce con questa delega un apprezzamento per le sue qualità e le sue competenze, ma non gli scarica un problema che è di tutta l'amministrazione e anche del Consiglio. Cioè non abbiamo trovato il pannicello caldo della situazione, per cui non c'è un sindaco che anche di fronte al Consiglio scarica il problema. Se ci sono pochi finanziamenti, la responsabilità è dell'assessore Cigione. Non è questo ragionamento che hanno fatto anche alcuni consigli. No, se ci sono molti finanziamenti, il merito è anche dell'assessore Cigione. Se sono pochi, la responsabilità è mia.